lavoravo in quel di Baggio e mi ha licenziato a maggio. Mi ha chiamato il direttore e mi fa: caro signore, con quei di correte niente, Non vede? Sembra quasi un deficiente. Giorgio Gaber, che comincia a prendere le misure su se stesso, comincia a utilizzare il suo fisico, comincia a mostrarlo in TV in attesa del teatro. È Gaber prima di essere Gaber. Ditemi se quella radiografia lì, se quel disegno lì, se quella caricatura lì non è esattamente la caricatura di una certa generazione e di una certa categoria di persone che per nostra sfortuna, con il passare degli anni, è diventata esattamente la categoria di coloro che ci governano o che ci dovrebbero governare. Conosco tanta gente, sono venuto su dal niente, c'ho una bella posizione, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Mi sono fatto tutto di merda. È nato il teatro canzone, un nuovo genere, sono gli anni 70. Nuovo genere sotto tutti i punti di vista. La novità più significativa, soprattutto negli anni 70, quando non c'era internet, quando non c'era YouTube, è nella veicolazione del messaggio, nell'effetto emotivo sul pubblico. Si andava a vedere Gaber e Luporini per la fascinazione del nuovo, senza sapere minimamente cosa avrebbero detto, ma sapendo con assoluta certezza che quello che avrebbero detto ci avrebbe interessato. Loro non è che ti danno delle risposte, non è che ti dicono cosa pensare, ti spiegano quello che pensi, esattamente per citarli. Buttano lì qualcosa per poi andare via. E poi sta a te, spettatore. Libertà obbligatoria, 1976. Libertà obbligatoria, ossimoro meraviglioso. Parlano dell'uomo. Dell'uomo immerso in quel presente lì. Ed è un uomo che vorrebbe fare la rivoluzione, ma non ce la fa. E poi c'è Quando è moda, è moda. La più bella invettiva di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. L'invettiva, che bel genere, che nessuno fa più. Con Gaber si sapeva con chi ce l'aveva, nomi e cognomi. E gliel'hanno giurata, soprattutto con Quando è moda, è moda. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'ondata che rifiuta e che resiste. Ora il mondo è pieno di queste facce, veramente troppo pieno, e questo scambio di emozioni, di barbe, di baffi e di kimoni non fa più male a nessuno. E dopo aver detto questo, cosa fa uno? Hai detto tutto. E infatti c'è un cambio netto nel percorso di Gaber e Luporini. Nel 1982, Anni affollati, il teatro canzone Anni affollati, è l'ultimo spettacolo militante per molto tempo di Gaber e Luporini. Dopodiché, di cosa si parla? Del privato. Ma non è un rifugio nel privato. Si analizza il privato perché non esiste il resto, non esiste la sfera pubblica. Non è facile parlare di Maria, ci sono troppe cose che sembrano più importanti. Mi interesso di politica e sociologia per trovare gli strumenti e andare avanti. Mi interesso di qualsiasi ideologia, ma mi è difficile parlare di Maria. Ma la coppia? Negli anni 80 la coppia come sta? La coppia che ha attraversato gli anni affollati dei 70 come sta? Come sta Maria? Come stanno le coppie nel 1980? Il dilemma era quello di sempre, un dilemma elementare, se aveva o non aveva senso il loro amore. E poi, nel 1991, improvvisamente, Gaber e Luporini tornano a parlare di politica. Comincia a circolare una canzone nuova, che in realtà è un monologo. Dura 10 minuti. Sono i 10 minuti più belli degli anni 90 di Gaber e Luporini. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Inizialmente la canzone di Gaber e Luporini comincia con una sorta di introduzione. L'introduzione vuol dire che tu entri in casa di Gaber e Luporini, entri in casa e ti ambienti. Poi la canzone va avanti e tu cominci a intuire, ma non lo capisci fino in fondo, dove vuole andare a parare Gaber. E poi mentre sei lì che non sai se sorridere o essere profondamente incazzato con Gaber e Luporini, boom, l'ammazzata. Ma non finivano lì le canzoni. No.
perché poi c'era sempre uno slancio utopico, una feroce convinzione che la speranza ci fosse sempre. Ma io come persona ci sono, io come persona ci sono ancora, io con i miei sentimenti ci sono, io con i miei sentimenti ci sono ancora.